Buongiorno dal TG di Federpharma Channel. Si distende il clima tra l'ENPAF e le associazioni di categoria che ieri hanno partecipato al tavolo per discutere un'ipotesi di riforma alternativa a quella in vigore. È stata una riunione in un clima estremamente cordiale, si sono stemperati tutti i toni, ha assicurato Marco Cossolo, presidente di Federpharma. Sono per questo convinto della bontà dell'idea di convocarci tutti insieme, idea che avevamo proposto, per superare le divergenze di ognuno sui temi. Sui contenuti della discussione, Cossolo precisa che si è escluso tutto ciò che prevedeva una modifica normativa, per volontà dell'ente da un lato e per il fatto che il momento politico non aiuta ad affrontare un percorso così complesso. Si è cercato invece, aggiunge, di mettere mano alle cose che erano nelle disponibilità del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo. Si è ragionato circa una riduzione del 50% del contributo in capo ai colleghi che già sono pensionati. Poi di una ulteriore rateizzazione dei contributi in modo da renderla meno pesante, soprattutto per le casse dei soggetti più deboli economicamente. Si è inoltre ragionato sul fatto di creare delle agevolazioni per le nuove iscrizioni o per i colleghi che lavorano in forma temporanea, oltre che di facilitare appunto i colleghi che già usufruiscono di altri trattamenti previdenziali pagando solo il contributo di solidarietà. Ma si è anche parlato dei servizi di assistenza, decidendo di ragionare tutti insieme sul come migliorarli e renderli più palesi. Banca Ifis ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione da parte di Banca Italia per l'acquisizione di Credifarma, società che svolge attività di sostegno finanziario alle farmacie. Il perfezionamento dell'operazione che porterà Credifarma nel perimetro di Banca Ifis è previsto nel corso dell'estate. Al termine dell'operazione, Credifarma sarà partecipata da Banca Ifis per il 70% e per il 30% da Federpharma, che esprime grande soddisfazione per l'ok della Banca d'Italia all'operazione attesa da tempo. Veniamo ora all'altra notizia del TG di oggi. Promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita. È l'obiettivo della 17ª Giornata Nazionale del Sollievo che si celebrerà domenica 27 maggio con centinaia di iniziative di informazione e sensibilizzazione in tutta Italia. Anche Federpharma è in prima linea e sensibilizzerà i cittadini attraverso locandine affisse nelle farmacie. Sappiamo che la cultura aiuta la salute e c'è tutta la disponibilità delle farmacie a informare soprattutto le persone più fragili, con le quali siamo in contatto quotidianamente, dice appunto il presidente Marco Cossolo. Il dolore cronico, aggiunge, è un problema grave e bisogna risolverlo anche a casa, potenziando l'assistenza territoriale. Il presidente di Federpharma Veneto, Alberto Fontanesi, interviene per spiegare e sottolineare le difficoltà delle farmacie di questi giorni a causa del malfunzionamento del sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata. Ci scusiamo, dice, con i cittadini e i pazienti. I farmacisti, come sempre, hanno cercato di sopperire con professionalità ed impegno alle criticità e, dove possibile, evadere le richieste dei pazienti che sono in estrema difficoltà. Ci siamo attivati, aggiunge, presso la Regione perché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile. Nello specifico, il sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata, denominato SAR, negli ultimi giorni è spesso vittima di problemi tecnici, rallentamenti e blackout che non consentono appunto ai farmacisti di erogare i farmaci richiesti. E ora l'ultima notizia del nostro TG di oggi.
La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia ha espresso all'unanimità parere favorevole alla delibera regionale che prevede un taglio progressivo del super ticket, che secondo le stime della Direzione Generale Welfare toccherà il 20% delle ricette, cioè quelle con valore di prestazioni superiori ai 51 euro. Il parere favorevole alla delibera regionale è stato accompagnato da una raccomandazione con cui si invita la Giunta Lombarda a considerare, in caso di ulteriori tagli al super ticket, la strada della modulazione in base al reddito sulla scorta del modello adottato, per esempio, dal Veneto. E con questo per oggi è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'edizione di domani. Arrivederci!